Ci stiamo posizionando. Buon caffè a tutti. Stai bevendo il caffè? Sì. Allora, popcorn da Tiffany, sempre approfondimenti, ma piccoli approfondimenti. Siamo approfondimenti. Ventini. Sì. Approfondimenti. Siamo sotto una frasca. Sotto una frasca. Solo per voi. Allora, Ralph Fiennes. Possiamo dirlo che forse è stata la star più figa e più eclatante. Coppa Volpi subito, a prescindere da quello che si Volpi. Possa pensare del film. Coppa Volpi. Che a me è piaciuto, a te no. No, a me non è piaciuto. Ah, avevo capito che non ti era piaciuto. No, devo dire che l'inizio è molto valido, poi piano piano si perde si e spegne. Quando esce di scena Ralph Fiennes crolla definitivamente. Quindi, secondo te. Quindi Coppa Volpi per Ralph Fiennes. Voi tenetevelo Redman. Coppa Volpi. Ma poi hai visto come balla? Pure davanti ai fotografi. Ma ha ballato tutto il tempo. Cioè, nel film c'è una scena di ballo meravigliosa sui Rolling Stones. Ralph insegna Johnny Depp a ballare. Insegna un sacco di cose a Johnny Depp. Johnny Depp avrebbe bisogno come di capire come si tiene vivi. Ma sembra che debba girare un film. Sì, e anche i denti marci? Non lo so, poi magari sono cattivo io. Comunque, Ralph Fiennes stava in A Bigger Splash di Luca Guadagnino ed è veramente istrionico. Sì, è come un vento che travolge tutto e tutti nel film. La vera stella di Venezia. La vera stella di Venezia ha questo ruolo del produttore discografico di successo che un po' cerca di acchiappare la novità, ma un pochino vive ancora nel passato, e il suo fascino è proprio in quello, cioè nel fatto che è una grande star. E questo suo fascino, questo suo carisma lo porta in tutto il film e su tutti i personaggi, e per almeno un'ora è veramente il padrone del film. Ma io aggiungo, rincaro la dose, forse il padrone di questo festival al momento. Ma è l'unica stella che ha veramente trascinato tutti. Cioè, perché il se pubblico mi è rimasto estasiato. Se mi parli di... Si è fatto le foto con tutti, ha fatto gli autografi con tutti. Se in sala stampa ha fatto lo show. Forse, no? Cioè, magari che so, Fabrice Luchini è stato bravissimo. L'attore argentino di El Clan. A me è piaciuto anche l'attore di Endless River. Figurati. No, per dire, cioè, comunque come interpretazione. Il livello è alto come recitazione. Il problema è proprio lui, perché le altre star non. Redman non l'abbiamo dimenticato così. No, per ma caso. Che perché Redman comunque è una star un po' timida, non è una star che fa una star un po' timida. Sì. Johnny Depp è un tempo lo era, adesso non fa fatica neanche un po' a muoversi. E invece arriva lui che balla, canta, salta, fa tutto. Tu ti ricordi quando venne l'anno scorso Al Pacino? È tipo Al Pacino, però con 20 anni in meno, quindi ancora più carica. Ancora boom! Ed ancora più boom boom boom. Poi lo dico da maschio, è un figo micidiale. È un figo micidiale, il fu Voldemort. Il fu Voldemort qui riacquista il naso. Se mi dicono metti la firma per diventare come Ralph Fiennes subito. Sì, e poi va detto che ha una filmografia pazzesca. Sì. Basti pensare anche a uno degli ultimi film, no? Quello di Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. Porca pupazza. Il paziente inglese. No, sembra un attore piuttosto bravo. E soprattutto... Io me lo immagino che lui guarda il fratello e anche, come dire, povero fratellino. Povero fratellino. Anche come ti dire... vorrei donare un po' di talento, però. Esatto, cioè anche, come dire, lui ha un fratello di sangue. Cioè, no, nel senso, un fratello non proprio bravissimo, e quindi lui deve anche supportarlo emotivamente. Recita per due, per se stesso e per esatto. Il fratello. Dice, il fratello è cane, però c'è Ralph. Che... Però c'è Ralph. Quindi per noi Ralph, idolo, il film indiscusso. Esce il 26 novembre, magari non vi piacerà, ma sono però convinto Però per che... Ralph io... Quei soldi li andrei a spendere. Anche perché tu, anche chi ha odiato il film, ha amato Ralph. Quindi, grande Ralph. Ciao, uno Ralph. Di noi, uno di noi. Voglici bene. Voglici.